Alessandro Zamperini, Marco Cassetti, Mario Artistico, Max Tonetto, Cotton Club, Gem Fitness Calcio 8. A volte basta il nome. Buonasera e benvenuti al Ciriaci. Questa è la quinta giornata di Serie A della Lega Calcio 8. Calcio di punizione battuto con uno schema. La palla è allargata da Gem. Provano ad andarsene sulla destra, dentro l'area di rigore. La girata di Parisi è alta sulla traversa. Tessitura di gioco di Gem Fitness, almeno in prima battuta. Forcina, pressato da dietro, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Cassetti lascia lì Santarelli, gran riflesso. La scorsa regular season funziona, offre comunque fallo laterale a un Gem Fitness che ha iniziato con gran carattere, anche con buone giocate. In area c'è un tocco. L'arbitro ha visto un tocco col braccio, indica il dischetto, è calcio di rigore per Gem. Fa segno ok Gamboni, si sono detti qualcosa, forse ha messo un fallo su Conti. L'arbitro ritratta la sua decisione dall'altro lato. Forcina, tiro deviato, Cotton pericoloso. Attacco Gem, cambio di fronte, splendido il tiro di Cassetti. A non molto da un gol straordinario all'esordio. La toccano ad Artistico che parte di poco sopra la traversa, ma l'ha toccata a Murino con un grandissimo intervento. Sventola di Conti, Artistico controlla il rinvio corto di Gem. Va dall'altra parte il tiro giro, Murino arriva a Cichella altissimo. Sovrapposizione del compagno. Cassetti prova ad andarsene a Zamperini, che lo ferma, palla al limite, Giordano appoggia, Forcina si gira e sul primo palo stavolta Murino può solo toccarla. Mirko Forcina, Cotton in vantaggio, 1-0. No, Cichella, Forcina, lascia scorrere, Tinazzi. Forcina di testa sul primo palo, il pallone passa, segnato del destro Marco Giordano. Disattenzione difensiva di Gem, 2-0 Cotton. Buon anticipo dietro di Max Tonetto, quindi Petracca, avvicino a sé Gamboni, di prima Mureschini col destro, vicinissimo al palo. Diciamo della padronanza, degli schemi di Gabriele il Puma Caleca, che qui ha ordinato una ripresa del gioco veloce al suo Gem. Bonanni battuto velocemente, il tiro è deviato ancora Bonanni, la palla sta entrando, Santarelli, e la palla è dentro, 1-2, ha accorciato immediatamente le distanze Gem Fitness. Bernardo con questi altri nomi in campo si finisce per vedere un grande spettacolo. Bertoldi se ne va e va giù, Bertoldi inutile in mezzo al campo. Forcina va giù, calcio di punizione ed è cartellino rosso per Gamboni. Gem che sta peccando in fretta in molte delle sue azioni. Forcina, ora il Cotton Club all'uomo in più, il tiro da fuori sull'esterno della rete da parte di Bertoldi. Palla a sinistra di Gem. Mureschini messo giù, la palla rimane lì, Santarelli, un miracolo di Santarelli. 10 ore di pulma da bicicletta. Al lato corto è andato giù Mureschini in area di rigore. Tonetti appoggia, Cassetti calcia contro la chiusura di Marco Giordano, la domestica come può Barbarella che dà il via al contropiede. C'è Giordano in 2 contro 0, se l'allunga, incredibile Giordano. Barbarella, ottimo, poi va giù sull'intervento in scivolata di Mureschini, rosso anche per lui. Va da Forcina. Forcina, Cassetti lo pressa, Forcina la tiene, torna al passaggio in nostra postazione da Zamperini. Possesso di palla stucchevole ma efficace del Cotton, che trova anche il punto del 3-1 con Bertoldi. Il triplice fischio del direttore di gara ci dice che il Cotton Club ha battuto per 3-1 una Gem Fitness Calcio 8 che ha tenuto in piedi la gara fino alla doppia inferiorità numerica. Si stringono la mano i contendenti, è stata una gara durissima.